Due figure molto importanti, non direi solo la questura, direi proprio la Polizia di Stato. La dottoressa Zicari rappresenta la specialità della Polizia stradale, è un'articolazione estremamente importante nell'ambito della sicurezza e della viabilità che abbiamo sul territorio, e la dottoressa Interdonato invece reggerà uno degli uffici più strategici, se vogliamo, per il questore, perché la divisione anticrimine esprime una proiezione di sicurezza propria del questore nell'ambito di quelli che sono i provvedimenti a sua firma, sia per quanto riguarda le misure personali che per quanto riguarda le misure patrimoniali. Perciò entrambe le funzionarie sono un elemento strategico in quella che è la proiezione di sicurezza della Polizia di Stato sul territorio agrigentino in particolare. Sì, è un ritorno, il mio, in una veste diversa, che comporterà veramente un impegno importante per quanto mi riguarda. La sfida sarà sicuramente affrontata con dedizione e sono certa che con l'ausilio, come dicevo prima, dei collaboratori il tutto verrà più facile al fine di garantire la sicurezza su strada, ecco, non soltanto però attraverso un'attività di repressione, ma soprattutto con un'attività di prevenzione, quindi di formazione e informazione tanto cara alla specialità, alla polizia stradale, nei confronti dell'utenza. Prego, 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 prego. Parliamo di questa esperienza di Agrigento alla luce della sua passata, ecco come si presenterà qui, qua sarà un incarico importante in una provincia particolarmente difficile. Sì, intanto ringrazio il Dipartimento e quindi anche il signor Questore per avermi dato questa opportunità di intraprendere questa esperienza per me assolutamente voglio dire, formativa e sicuramente che mi comporterà anche impegno e attenzione. Il territorio agrigentino non lo conosco bene per quanto io sia appunto siciliana, quindi il mio primo approccio sarà sicuramente di conoscenza del territorio attraverso un lavoro di analisi e chiaramente di studio e poi chiaramente applicheremo tutte quelle che sono i provvedimenti e seguiremo tutti quelli che sono gli strumenti a disposizione del questore per poter garantire la sicurezza e la tutela del cittadino.